Sulla torre del Palazzo dei Rettori a Belluno, l'orologio con i segni zodiacali scandisce il trascorrere del tempo da quasi mezzo millennio. Gli fanno eco quelli di decine di campanili sparsi in ogni valle. Di tempo ne è trascorso davvero tanto in questa provincia totalmente montana. Con cambiamenti epocali in ogni ambito della vita e dell'attività umana, come documenta il Museo Etnografico Provinciale a Serravella di Cesio Maggiore. Questa suggestiva civiltà agricola di montagna ha lasciato indelebili segni di sé nell'architettura rurale, dove il legno è l'elemento principale. Elegantissimi i tabià della Val Zoldana per il deposito e la conservazione del fieno. Ordinatamente allineati in fila i fienili di Dosoledo in Alto Comelico. Ridenti e ornate di fiori d'ogni tipo, le case dei borghi di Sappada che tradiscono l'antichissima origine germanica della popolazione locale. I sappadini, con i cimbri del Cansiglio e i ladini che popolano da secoli queste vallate dell'Alto Bellunese, costituiscono le tre minoranze linguistiche della provincia. I pendii erano, e in misura ridotta lo sono ancora oggi, il luogo tradizionale dell'agricoltura, per la coltivazione di ortaggi in primo luogo, ma soprattutto per la fienagione, indispensabile per l'alimentazione invernale dei bovini da latte. D'estate si svolgeva in massa il rito dell'alpeggio, dal fondovalle ai pascoli d'alta quota. Anche la transumanza delle pecore aveva una discreta diffusione, ancora oggi non del tutto scomparsa. La gerla, strumento per il trasporto di fieno e di prodotti della terra, era tradizionalmente portata dalle donne. Una profonda religiosità è stata nei secoli il comune denominatore di queste popolazioni. Secolare meta di pellegrinaggi è il santuario dei Santi Vittore e Corona ad Anzù di Feltre. Eretto nell'XI secolo, quale fulcro di un più ampio complesso monastico, il santuario si fregia del titolo di Basilica Minore. Fuori dal Bellunese, la fede popolare si spinge a nord verso il santuario mariano di Maria Lugau, nel Tirolo austriaco. Ogni anno, la terza domenica di settembre, alle prime luci dell'alba, una colonna di pellegrini sale da Sappada verso il rifugio Calvi. Passa il confine di Stato e scende verso la valle del Gail, fino a raggiungere lo splendido santuario barocco al confine tra Tirolo orientale e Carinzia. La tradizione artigiana si manifesta ancora oggi nella lavorazione del legno. Non solo statue e maschere artistiche, ma anche suppellettili in vimini per la vita quotidiana.
plurisecolare, forse addirittura millenaria, è la lavorazione del ferro battuto. Era favorita dalla presenza di numerose miniere. Quelle della Val Imperina, nell'Agordino, sono un importante esempio di archeologia industriale. Altra grande tradizione artigiana è l'occhialeria, diventata oggi fiorente industria. I musei dell'occhiale di Agordo e di Pieve di Cadore ne illustrano il radicamento nel territorio bellunese. Tra le attività scomparse, ricca di storia era quella degli scalpellini, che per secoli hanno esportato la loro arte in molti paesi. Al centro di un territorio con molte cave di pietra rossa e grigia, Castellavazzo rievoca nel Museo della Pietra la tradizionale attività dei suoi abitanti. Ma l'attività più importante per un'area esclusivamente montana non poteva che derivare dallo sfruttamento congiunto del legname dei boschi e delle acque del Piave, il fiume che la solca da nord a sud. Il Museo degli Zattieri di Codissago e il Museo del Cidolo di Perarolo testimoniano l'epopea quasi mitica di intere generazioni di zattieri del Piave. Assemblandoli in zattere, sono loro ad aver consentito per secoli ai tronchi di abete e di faggio del Cadore e del Cansiglio di scendere a valle per le esigenze dell'economia e delle città della pianura veneta. Soprattutto per costruire lo splendore e la potenza navale della Serenissima Repubblica di Venezia.